Eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento dedicato al progetto Scuole, la nostra trasmissione che si rivolge a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi di terza media che devono scegliere il percorso di studi da intraprendere. Oggi ci troviamo a Villafranca e siamo nel distaccamento dell'Istituto Ettore Bolisani. Sono in compagnia del preside Luigi Santillo che adesso ci spiegherà un po' qual è l'offerta formativa di questa scuola. Bene, già detto la cosa più importante, che è una scuola grande, perché l'organico è composto da oltre 900 studenti, però è divisa in due sedi, una sede a Isola della Scala, che avremo modo di vedere, certo. E la sede di Villafranca. L'offerta formativa della sede di Villafranca è basata sull'offerta formativa completa del settore economico degli istituti tecnici del nuovo ordinamento. Infatti noi abbiamo come indirizzi primari amministrazione, finanza e marketing, che poi si divide nelle due articolazioni relazioni internazionali per il commercio e sistemi informativi, e poi l'indirizzo per il turismo. Per cui l'offerta formativa è completa per tutto quello che riguarda la strutturazione di un'azienda, che si vada da un'azienda commerciale ad un'azienda turistica. I nostri ragazzi sono in grado, all'uscita del percorso, di progettare e gestire un'azienda di qualsiasi genere, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista del marketing. Senza ovviamente mai escludere il fatto che se una persona volesse proseguire con gli studi, ovviamente, L'offerta formativa e la formazione che viene data qui all'Istituto Bolisani può dare anche le basi solide per una carriera universitaria. Ovviamente sì, perché è un percorso quinquennale normale. Oltretutto è già indirizzata verso un percorso ben preciso, infatti tanti degli studenti che vengono fuori dal percorso del nostro istituto poi per lo più proseguono gli studi universitari o nel settore linguistico oppure nel settore commerciale con economia e commercio oppure altre facoltà che si interessano di marketing proprio nel campo specifico. Per avere un'idea ancora più chiara di tutto quello che è l'orientamento e dei capisaldi del Bolisani, parliamo con la professoressa Carmen, che ci spiega più nel dettaglio questi aspetti, e poi ascolteremo anche la voce della professoressa Maria, che invece ci racconterà degli stage e delle esperienze di studio all'estero. Il mio compito è quello di spiegare un po' l'identità del Bolisani, in modo che chi lo sceglie lo possa fare consapevolmente e anche convinto della scelta che sta facendo. Il Bolisani è innanzitutto un tecnico. Questo significa che assicura una preparazione culturale generale solida, ma in questa inserisce quelle che sono le competenze professionali in campo economico richieste da un mondo del lavoro che è in continua evoluzione. Se noi guardiamo le aziende locali, troviamo negli uffici impiegati i nostri studenti, negli uffici di contabilità, negli uffici di gestione del magazzino, nelle assicurazioni, nelle banche, anche nei tour operator, nelle agenzie di viaggio. Li troviamo cioè in ruoli interessanti e molto coinvolgenti. Le competenze professionali sono assicurate grazie allo studio, l'approfondimento e l'applicazione di tutte informazioni che il mondo del lavoro richiede oggi e che preparano anche ad affrontare il mondo dell'università. Direi che questo risultato è ottenuto grazie alla serietà anche con cui gli insegnanti pongono al centro lo studente. È nostro impegno essere sempre attenti alle esigenze degli studenti, ai loro diversi stili di apprendimento, utilizzando delle metodologie coinvolgenti. A volte si usano le tecnologie quali le aule computer, le LIM, ma anche con lavori di gruppo, con approfondimenti o con partecipazioni a concorsi che motivano lo studio e sono attenti ai diversi stili di apprendimento. Gli insegnanti programmano le attività con attenzione per assicurare l'interdisciplinarietà delle conoscenze e un sapere organico che sviluppi anche delle competenze critiche di analisi che sono richieste da aziende come quelle del territorio villafranchese, dove bisogna lavorare con autonomia, dove bisogna saper fare delle scelte, adeguarsi con flessibilità alle diverse situazioni. Il nostro istituto, oltre che la didattica in classe, propone anche altre attività, per esempio per l'approfondimento delle lingue straniere sono previsti per le classi terze lo scambio con l'estero, in particolare con l'AUF in Germania. I nostri ragazzi vengono ospitati una settimana presso le famiglie
di LAUF e poi un'altra settimana loro ospitano a loro volta. Per le classi quarte invece c'è lo stage a Londra, e una settimana, la mattina sono previste lezioni in classe e pomeriggio invece visite guidate. Lo stesso per le classi quinte, però in Spagna, questa volta a Valencia, sempre una settimana, la mattina lezione, pomeriggio visite guidate sul territorio. Oltre a queste attività sono previste anche attività in azienda per, come alternanza scuola-lavoro, sia per le classi terze ma in particolare per le quarte. I nostri ragazzi vengono ospitati dalle aziende del territorio e hanno la possibilità in questa occasione di mettere in pratica quello che hanno appreso durante l'anno scolastico. Abbiamo ascoltato la voce delle professoresse, ma la scuola la fanno i ragazzi e adesso è giunto il momento di sentire proprio le loro esperienze personali. Devo dire che però ascoltando le interviste mi sono accorta che i ragazzi qui si trovano proprio bene, sono sorridenti, puntano soprattutto sull'aspetto dell'accoglienza, del rispetto, della solidarietà che si riscontra in questa scuola. Lo avverte anche lei come preside? No, diciamo che questo è uno dei punti forti della nostra scuola, è un indirizzo ben preciso per quello che è la nostra idea di scuola, cioè quella di essere un luogo accogliente, un luogo sereno in cui i ragazzi vengano volentieri e abbiano l'unica preoccupazione quella di studiare, di svolgere il loro compito, però nella maniera più tranquilla possibile, senza pressioni. E allora ascoltiamo le loro voci e come loro vivono la scuola. All'inizio ero indecisa su quale scuola superiore frequentare e, se devo essere sincera, l'indirizzo non mi entusiasmava più di tanto, però una volta che sono arrivata in questa scuola ho visto che i docenti erano molto disponibili a interagire con noi studenti. La scuola, oltre ad essere efficiente, offre anche dei corsi extrascolastici e questi corsi extrascolastici comprendono il teatro, il volontariato e anche il tandem. Io per esempio ho fatto 3 anni di teatro e devo dire che comunque è un'esperienza bellissima e che consiglio a tutti. Al Bunisani nel triennio facciamo scambi culturali con l'estero. Noi dell'indirizzo di relazioni internazionali siamo andati in Germania e siamo stati ospitati da delle famiglie. In quarta invece abbiamo in programma lo stage linguistico a Londra, mentre in quinta solitamente facciamo una gita di una settimana in Spagna. Questa esperienza ci è servita a maturare nel campo linguistico, ma anche per quanto riguarda l'unità di classe. Abbiamo anche pomeriggi integrativi in cui facciamo tutorial, che è una sorta di aiuto che ci diamo volontariamente fra studenti in ogni materia. Per esempio, se un ragazzo ha problemi in matematica, chiede aiuto a un altro studente che è più bravo e ci troviamo di pomeriggio e ci aiutiamo, cioè lo studente spiega al ragazzo che ha più problemi in questa materia. Il Bolesani è un istituto molto accogliente. In questo istituto c'è un gran clima di solidarietà e rispetto. Per esperienza personale posso dire che l'istruzione è molto importante e, per esempio, io in terza avevo mollato la scuola perché non avevo più voglia di studiare, non mi interessava più, però dopo aver passato un anno senza fare niente, non trovando lavoro, ho capito che era meglio ritornare a scuola e proseguire gli studi. Siamo giunti quasi al termine del nostro appuntamento dedicato al progetto scuola, sempre qui dal Ettore Bolesani di Villa Franca. Preside, adesso dobbiamo dare delle indicazioni concrete alle famiglie che si trovano a casa, come si può prendere contatto con l'istituto, quali sono i mezzi che si possono utilizzare per magari anche visitarlo o chiedere informazioni. Benissimo, siccome noi siamo anche una scuola tecnologica, impostata alla tecnologia, allora tutti i canali sono sempre percorribili, partendo dal classico telefono, il numero è 045 630 0387, o in maniera più intensiva il sito internet d'istituto www.istitutobolisani.it, dove si trovano tutte le informazioni necessarie sia per quello che riguarda il percorso formativo sia per quello che riguarda tutte le attività di orientamento che faremo in questo periodo per
rendere il più possibile accessibile la scuola a chi voglia visitarla. Come attività di orientamento intendiamo in modo più specifico gli open day, cioè giornate di porte aperte in cui i ragazzi possono effettivamente venire qui in istituto, visitarlo, chiedere informazioni al preside, ma magari anche a docenti che si trovano nei paraggi. Sì, no, noi abbiamo organizzato una rete complessa per dare informazioni, per cui oltre a me e alla mia vice saranno presenti dei docenti, ma soprattutto ci saranno i ragazzi che racconteranno la loro esperienza, anche perché i ragazzi che devono iscriversi hanno un'idea diversa della scuola, che però viene tarata su quello che è l'esperienza effettiva dei ragazzi che già frequentano. Quindi diciamo che possono usare lo stesso linguaggio tra giovani e tra ragazzi, sicuramente è molto più diretta, no? L'esperienza di uno studente che già vive qui tutti i giorni la scuola e può raccontarla. Chiaramente sì, la nostra idea è proprio questa, cioè di creare un canale immediato di comunicazione tra i ragazzi che sono quasi coetanei. Perfetto, grazie a Preside Santillo per averci accolto all'interno della vostra scuola. Noi ci ritroviamo al prossimo progetto scuola, sempre qui su Telearena.